Mister Zanini, 1-0 per la Reggiana che brucia un po' anche per come è venuto. Sì, un po' amareggiato per la prestazione di ragazzi che secondo me meritavano sicuramente qualcosina in più e a subire un gol così a 2 minuti da fine del primo tempo, probabilmente con un fallo su Jakimovski, infatti il gol poi è venuto nella zona occupata dove avrebbe dovuto esserci lui, quindi dispiace e nello stesso tempo dobbiamo ripartire facendo quello di buono che secondo me oggi abbiamo fatto perché siamo riusciti al secondo tempo specialmente a tenere lì una squadra che non riusciva più a uscire, è mancato solo il gol. Facendo ovviamente i complimenti alla Reggiana che dopo un avvio pessimo ha risalito la classifica facendo una media punti veramente importante. C'è da dire che forse Vicenza ha sofferto tanto negli esterni dove erano bravi a salire anche con i terzini e a raddoppiare e lì non si è mai riusciti a trovare un po' le contromisure. Sì, soprattutto il primo tempo, il secondo tempo un po' meno. Cambiando tre elementi di una difesa a quattro si rischia un attimino di perdere qualche automatismo, quindi specialmente all'inizio abbiamo un po' sofferto. Però loro, come attaccavano in molti, concedevano qualcosina anche dietro. Probabilmente siamo stati un po' precipitosi, abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio che poteva magari in un certo momento della partita essere determinante. Magari una serata non particolarmente felice di tassi di giorno ci può stare, anche perché insomma, magari anche giorno è venuto, ha dato diciamo il meglio di sé, ma magari tanto che non giocava, quindi adesso un po' paga. Di certo è stata una gara in cui anche un po' gli episodi sono stati determinanti. Sì, noi avevamo oggi in campo Giorno che era tanto che non giocava e ha giocato ultimamente tutte le partite, Jakimovski che era tanto che non giocava, Bianchi che era tanto. Cioè, infatti in fase di partenza non è stato semplice. Poi piano piano secondo me la partita l'abbiamo fatta noi, specialmente secondo tempo, ripeto, senza nulla togliere alla Reggiana, un pareggio poteva starci benissimo. Diciamo che nella ripresa c'è stato questo gol di Alini annullato che poi non abbiamo rivisto, l'occasione di Bianchi, quella di Giacomelli che mette dentro per Ferrari, diciamo che poi forse è mancato quel forcing nell'ultimo quarto d'ora con la squadra che aveva dato l'impressione di non averne più. Sì, abbiamo avuto diverse occasioni. Loro hanno fatto gol, non ricordo particolari parate di Valentini, quindi le occasioni probabilmente si pareggiano e so che loro, ripeto, l'hanno buttata dentro una volta e noi no. Quindi noi e Reggiana, loro sono secondi, noi non so cosa siamo, però non c'è questa differenza che dice la classifica. Vedo io oggi dal campo. Dobbiamo ripartire da questo. Dispiace che altrimenti non si riesca anche a regalare una soddisfazione ai tifosi che erano numerosi anche questa sera. C'è la possibilità di rifarsi, quasi l'obbligo di rifarsi contro la Fermana perché è una vittoria che di cui la squadra ha bisogno per la classifica, visto che insomma, tra un po' arriverà questa penalizzazione che tutti noi sappiamo. Sì, dispiace che si giochi fra 10 giorni, avremmo voluto giocarla prima perché in queste occasioni non vedi l'ora di giocare, però avremo modo di lavorare, di prepararci, di recuperare alcuni infortunati e di presentarci lunedì prossimo per l'ennesima battaglia perché qua dobbiamo assolutamente invertire la rotta. Sì, perché altrimenti purtroppo non si vince dal 5 novembre, anche se si è anche giocato magari non tantissimo, ma manca la vittoria da tanto, troppo tempo. Sì, la sentiamo probabilmente anche un fattore psicologico che non deve esserci perché anche oggi il pubblico ci ha incitato, ci ha dato una mano. Noi penso che abbiamo cercato di farlo in tutti i modi, ma ripeto, abbiamo un obbligo di fare una grande partita lunedì contro la Fermana. Davide Bianchi, una buona partita la tua, non giocavi da tempo, però diciamo che anche a livello fisico, atletico, hai tenuto fino alla fine un match giocato per quanto ti riguarda bene.
Ma sì, ho cercato di farmi trovare pronto, poi credo che ogni ragazzo che è entrato in campo oggi abbia disputato una buona partita, perché l'avversario era ostico e lo sapevamo, e quindi abbiamo cercato di farci trovare pronti. Loro il primo tempo sicuramente hanno tenuto ancora di più il pallino del gioco, anche se non creando grandissime occasioni, noi magari nel secondo tempo abbiamo trovato un po' di più le misure. Abbiamo creato qualcosa, però non siamo riusciti a fare la zampata decisiva per magari ottenere anche un punticino. Una difesa completamente diversa perché insomma è l'unico superstite era Milesi, quindi avete cambiato tutto. Diciamo che avete sofferto dalla parte sinistra, cioè non dalla tua, dall'altra parte, ma tutto sommato avete anche tenuto bene. Sì, ma infatti credo che ci siamo comportati bene, ma a livello difensivo la fase difensiva parte dall'attacco, quindi se la difesa ha sofferto poco è anche perché il centrocampo e l'attacco hanno lavorato per farci soffrire poco. E dopo in settimana noi proviamo e lavoriamo col mister e quindi cerchiamo tutti di farci trovare pronti. Stasera, a causa degli infortuni, c'era una difesa completamente rimaneggiata, però credo che abbiamo disputato tutti complessivamente una buona partita, tutta la squadra. Qualche elemento era un po' sottotono a centrocampo, Giorno e Tassi, dando per fare nomi, quindi avete anche un po' sofferto in quella zona del campo dove loro sono tra l'altro anche molto, molto bravi, con giocatori molto esperti come Bou e Carlini in primis. Di sicuro, diciamo che il primo tempo fosse finito 0-0, non ci sarebbe stato niente da dire. E l'episodio del gol, insomma, chi ha voluto vedere ha visto, insomma, fallo su Yakimovski è molto netto. Certo, ma credo che il primo tempo abbiamo fatto un attimo di fatica a trovare le misure perché ci venivano sempre sull'esterno e magari ci trovavamo due contro uno, facevamo fatica a scalare. Poi siamo riusciti a gradirli più alti e questo ci ha permesso anche di avere quei 20 minuti di forcing in cui sembrava che dovesse andare dentro e poi comunque è stata una partita equilibrata. È un peccato perché comunque affrontavamo un avversario forte, però noi secondo me non abbiamo demeritato. Senti, altrimenti proprio non si riesce purtroppo a dare quel balzo, quel salto alla classifica, perché vincere stasera avrebbe potuto anche voler dire chiudere la pratica salvezza. Sì, è un peccato perché anche stasera, nonostante il tempo, i nostri tifosi c'erano vicini, come sempre numerosi, quindi speravamo per noi, per la società, per i tifosi, di portare a casa un risultato. È un peccato e dobbiamo farlo dalla prossima. Contro la Fermana, una gara che non si deve fallire, un avversario anche diciamo meno forte della Reggiana, una partita da non sbagliare assolutamente. Ma credo che in Serie C partite facili non ce ne sono, perché abbiamo visto anche la classifica, siamo tutte in pochi punti e quindi il livello è un buon livello. Dobbiamo farci trovare pronti, dobbiamo fare una buona partita sicuramente, però credo che la prepareremo per ottenere quello che oggi non abbiamo ottenuto.